partita, una partita particolare, abbiamo dovuto giocarla in modo particolare perché chiaramente per noi è una partita a carte coperte. Due cambi di allenatori in 5 gare hanno portato questa squadra a venire qui con quello che si presume possa essere l'allenatore, cioè quello, no, scusate, che non vorrei fare, quello che sarà l'allenatore di tutta la stagione, e quindi chiaramente non sapevamo niente di quello che avrebbe potuto mettere in campo, le idee, e abbiamo preparato la partita sulle caratteristiche individuali, abbiamo preparato la partita su quello che poteva essere un ulteriore sassolino da mettere in ingranaggio, quindi alternare zona uomo, che non è nel nostro DNA, ma chiaramente per una squadra che sta praticamente giocando la prima partita di pre-season, perché questo, quando tu parti con un nuovo sistema in corsa, i meccanismi si devono sistemare. Credo che questo abbia funzionato non appena abbiamo cominciato a giocare, colpevolmente abbiamo cominciato a giocare ancora un po' tardi, e credo che, come al solito, un discorso un po' di approccio e di energia, credo questa volta si possa un po' focalizzare sulla scarsa attitudine degli esterni nella fase difensiva dei primi 10 minuti, che poi però sono rientrati in carreggiata, hanno fatto quello che andava fatto, e credo che sia stata una partita importante, perché questa è una squadra che ha delle qualità che non sono, che non è qua da descriverle, e credo che dopo una partita giocata tatticamente in modo scellerato, abbiamo giocato una partita estremamente disciplinata, anche cambiando qualcosa in corsa, perché su Sims credo che siamo stati bravi a intervenire su una situazione tattica che ci stava creando molti problemi. Credo che dopo la partita difficile di Legnano e dopo la settimana difficile, che chiaramente dopo una sconfitta così consegue sempre una settimana difficile, devo fare i complimenti ai ragazzi, perché molto di quello che è stato l'impatto emotivo della gara è farina del loro sacco, e bisogna dargliene atto.